Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Man Eater. Signori, abbiate pazienza, scusate l'attesa per la nostra pasqualina, ma siamo tornati con Man Eater. Come detto, abbiate pazienza perché in questo periodo c'era una marea di cose da fare, un po' di imprevisti, un po' di cose qua e là. Quindi, come detto, perdonate l'attesa, ma riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, appunto con la nostra pasqualina. Avevamo, allora, andiamo a fare un attimo un recap. Il grande squasso bianco. Allora, dobbiamo fare, vabbè, un po' di cose qui. Avevamo incontrato Pit lo squamato, avevamo fatto anche una bella battaglia. E poi, vabbè, abbiamo anche i livelli di infamia che poi andremo a vedere. Mentre per quanto riguarda le evoluzioni, vabbè, avevamo migliorato un bel po' di cose, se dobbiamo dirla. Soprattutto il set d'ossa l'avevamo migliorato abbastanza. Avevamo migliorato un pochino anche quelli che sono i nostri denti. Al momento stavamo usando i denti d'osso e sì, non avevamo più bonus, tra virgolette. Ora cerchiamo di raccapezzarci un attimino, perché come detto stiamo riprendendo dopo un po'. Quindi vediamo un attimino di controllare. Qua ad esempio noi avevamo il triplo salto, quindi che fa? Gli umani te li magni. Cioè, abbiamo la signora, attenzione, è rimasta un po' così. Aspetta, la signora col cappello. La signora col cappello. Aspetta, dove sono andati gli altri? Giovani, che fate? Sfuggite? Aspetta, fammi. Madonna, è successo un macello, è successo un macello. Allora, aspettate che gli umani ne dobbiamo prendere un altro po', eh. Gli altri saranno imboscati qua. Quindi cerchiamo di arrivarci in modalità. La. Allora, prima. Aia. Se ne va. Madonna mia, pasqualina. Ma voi pensate a mangiare gelato? Ma non sapete che c'è sta pasqualina? Altro che gelato. Ve se mangia pasqualina voi. Tacchete. Ok, aspetta, aspetta. Dove vai, biondo? Aspetta, aspetta. Scusi, signor umano. Signora, mi perdoni. Mi perdoni. Attenzione. Se ne va, se ne va. Allora, aia. Ci vostra. Allora, per il momento direi di aspettare un pochino a fare l'attività, diciamo, di ricercato. Qui cosa avevamo? Uccidi 10 foche. Oddio, mi spiace per le foche, però, signori. Qua che abbiamo invece pazzo delirante, vendetta. Questa spiaggia è conosciuta per i rave notturni. Purtroppo gli squali non apprezzano la cultura dei rave. Comunque ha un sarcasmo questo gioco, veramente, che è una figata assurda. E quindi, a parte cercare di evitare. Aia, vabbè, intanto questo mo magno che magari. Che fa, non ne approfitti. Qua ci eravamo entrati, sai che non lo so. Usiamo un po' il sonar. Sonar che effettivamente utilizzo un po' troppo poco. Ci avete pure ragione, perché me l'avete pure detto di utilizzare più il sonar. E che per spiccionare a destra e a manca qua. Attenzione a questi umani che fanno i rave. Non fate i rave, signori. Non li fate perché è pericoloso. Magari vi viene uno squalo così. 15 ne dobbiamo eliminare, attenzione. Eh sì, perché questi fanno un sacco di casino. Questi li scu- attenzione, perché rimangono qui, tra l'altro. Non sono come le signore che vanno a prendere il gelato che scappano. Questi con rave, vedi, stanno tutti un po' rintronati. Non ci capiscono più niente con sta musica così alta. Aspetta, biondi. Se succede un macello, comunque. Anche se abbiamo necessità di un attimo di. Tanto recuperiamo la salute mangiandoci. Allora, e i rave probabilmente non li faranno più. Probabilmente, mo non azzardiamo. Bella, fra, come butta. Ecco, già per questo possono essere smaciullati male. Il permesso per attraccare qui può costare fino a $450 al mese. Perciò, distruggendo le imbarcazioni e i loro proprietari, fai un favore ai loro eredi. No. Bellissimo, divora 10 umani. Ci siamo. Andiamo, attenzione. Andiamo a fare un po' di cernita di questi ricconi che non hanno il diritto proprio di stare qui a gigioneggiare, eh. Faccio anche queste missioni qua intorno perché, come detto, ci danno una. Aspetta che qua. Ah no, non si passa qua, che ho sbagliato. Ma quanti sono? Hai voglia qua allora a smangiucchiare? Aia, c'è un grande squalo.
Ah no, questa, scusa, questa è un'altra, è quella della foca. No, lo squa... Beh, dai, però lo fa apposta comunque. Aspetta che qua comunque le foche... Sì, perché abbiamo due obiettivi uno vicino all'altro, quindi giustamente... Aspetta, arriva un attimo sotto che sennò non vedo niente. Stanno anche lì le altre foche, però... Aspetta... aspettate un attimo. Scusa. E sfondiamo sta porta, dai. Poi andiamo dalle foche, tanto non scappano. Voglio prendere però anche questi qua, perché in realtà in molti mi hanno detto che questi sarebbero quasi fondamentali per... per poi arrivare nelle fasi finali. Però insomma, poi valutiamo questa cosa. Allora, ridamme le foche. Dove stavano? Eccoci qua. Allora, in linea teorica. Prosperity Sands reminds the construction of second and third homes supersedes considerations like lost species. Allora, rotti maroni. Ma non mi sta dando più ste foche come obiettivo, perché? Uccidi 10 foche, traccia, magari se lo tracciamo ce lo... Non lo sta, credo, neanche... Allora, segnare non me le sta segnando. E non so se si è impallato qualcosa, vediamo un attimo se mangiandole... No, non ce le sta segnando, quindi... Si deve essere impallato qualcosa. Allora, andiamo prima a questi qua. Bella fra come butta, che giustamente... Scusate, cari, ma... No, non vi fomentate. Madonna, come siamo cattivi comunque. Scusa, mazza, sono tosti questi, Ok, scusa, caro. But you know, so do a lot of the New York couillons. Aspetta, adesso ci ha ridato la foga, ok. Detta così suona male, però. Probabilmente perché c'era l'altra missione lì, quindi. Ok, anche questa è fatta. Aia, e basta, la finiamo? Giovani, allora. Facciamo così, va. Attiviamo il bonus. Madonna mia, che stiamo a combinare. Bellissimo comunque. Almeno arriviamo a livello 7, signore, buonanotte. Mamma mia, come facciamo a esplodere queste barchette. Spostatevi, giovani. Ma intanto carichiamo l'abilità. E che fa? Non ne approfitti, signori? Ok. Mamma mia. Stiamo a fare un macello. Guarda qua come siamo leggiadri. Con questo gioco è così tamarro ma così sportiveggiante che insomma... Guarda con che leggiadria me te magno tutti quanti. Scusa, cari. La finite di buttare le micette. Allora, manca poco per... Questo non me lo magni? Vabbè. Guarda questi qua sotto. Aspetta, il cacciatore. Vabbè, metti l'abilità, ma... Famo così. Eccolo qua. Dov'è? Eccolo lì. Tenente, non hai capito niente. Guarda, t'ho fatto pure la rima. Che vuoi di più dalla vita? Madonna mia. Che noi con sto bonus diamo delle pinnate che... Che te lo dica fa? Madonna mia. I danni. Tenente, dica. Guarda come si è messo al sicuro il tenente.
o la tenente, come si dice? Tenente o la tenente? O nulla tenente tra poco, perché gli devastiamo la barca. Secondo me nulla tenente. Despite poor Clovis's best efforts, ci abbiamo fatta. Aspetta che c'abbiamo una nuova evoluzione poi, evidentemente. Ha sommozzato. E dai, la finiamo. Attenzione, ci prova. Di finezza. Ah no, eccolo qua il tenente. Mamma mia, come ci fomentiamo a fare ste cose. A posto, io direi basta anche, dai, se no siamo qua fino a domani, poracci. Allora, il prossimo obiettivo è questo qui. Tipo da spiaggia, vendetta, cosa c'è di meglio per intaccare l'industria turistica locale se non seminare il panico e spiaggia? Divora 15 umani, ma certo, caro. Sarà fatto, sarà fatto. Mangiamoci anche pesce pappagallo così a caso, giusto per... Facciamo perdere le nostre tracce, il prossimo sarà un po' più duro da beccare, ma per il semplice fatto che i livelli naturalmente pian piano ci vuole sempre di più per arrivarci. Do sempre un'occhiatina in giro, perché come detto... Aspetta. Guarda questi col catamarano fashion. Aspetta, dove vai col... Aia. Scusa, ma tu vai col catamarano... Ma che è? Niente, ho buttato un altro squaletto. Vabbè, divertitevi. No, damo se signori che... Questi rompono i maroni. Allora, eccoli qua. Eccoli qua. Dai, sempre in amicizia, sia chiaro. Un po' sulle spiagge, perché tu non devi fargli stare male, sicuro. Ma poverini, questi stanno a piar sole. Guarda quello come se sta a divertire. Te stai a divertire, eh? Te stavi a divertire. Quello no? Il bagnino no? Ok. E niente, mi sono bloccato all'ombrellone. Attenzione, bagnino, sta per affogare questo, eh? Io te lo dico, ma... Allora, aspettate che ne dobbiamo mangiucchiare altri 7. Un attimino. Andiamo così, fagli vedere la pinna. Che te stai a mangiare, scusa? Sempre in amicizia, sia chiaro. Scusa. Abbiamo sgonfiato il palloncino. Nadi Arcigno. Dove stanno gli altri? Aspetta. Ma la finite voi? E niente, stanno a buttare in acqua pure i cacciatori questi. Non c'hanno nient'altro da fare. Aspetta, va. Scusate. Riusciamo a tornare in acqua? Damose. Via. Ok, eppure questa è fatta, signori. Mazza, qua c'era tanto da mangiare. Aspettate che qui c'è rimasto solo questo. Fuori menu, osserva le foche. Osservare le foche è una delle cose più belle da fare a Cabana Breeze, anziché mangiare il gambero al cocco. Uccidi 10 foche, sempre in estrema amicizia. Non so se poi ci sarà la possibilità magari anche di sbloccare tipo le mappe, che ne so, per trovare i... perché vedete che comunque ci stanno delle zone da esplorare. Mazza, è trambata. Allora, fatemi vedere un attimo pure sta grotticella. Non so se ci possa essere qualcosa, perché può darsi pure che era un'uscita. Ah no, ecco, la vedi? From the moment she's born, the shark's cold, expressionless eyes are constantly on the watch for food. Mo aspetta, fammi trovare l'uscita. But this is a mere pause in the eternal struggle between man and nature. Ecco, non era l'uscita perché siamo entrati in un'altra. Però c'è un'altra cassa qui sopra. Ok. Mutagen 23 is certainly heating up the evolutionary. Un'altra qua, madonna. Ho fatto bene ad arrivare qui. Anything that might constitute food. Come detto, adesso il problema sarà probabilmente uscire da qui, ma questa immagino sia la grotta di prima.
Vabbè, anche perché dobbiamo andare a fare quella missione, quindi aspettate un attimo che cerco un'eventuale uscita. Eccola qua, l'abbiamo beccato all'uscita, attenzione. Ok, ok. Allora, qua in realtà di casse ne abbiamo prese un bel po' in questa zona, eh. Non ne abbiamo lasciate tantissime in giro. Poi andremo a vedere anche qual è il boss di zona. Voi ragazzi, mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Come detto, perdonate il ritardo nell'arrivo di questi episodi, ma questo periodo è stato abbastanza intrigato per tante cose, quindi tempisticamente ci ho messo un po' di più. Aia, ad organizzarmi. Vabbè, gli squali lasciamoli stare, non ci abbiamo tempo. Scusate, elevati. Aspetta. While they appreciate human sacrifices, the Eldritch gods of yore are seldom enthused about being summoned to portals. Ok, mania da tartarughina. Ok, uccidi il super predatore che si trova qua. Allora, caccia al re dell'oceano, super predatore. Il grande squalo bianco è chiamato re dell'oceano. E cavolo, non perde mai occasione per ribadirlo. Uccidi il super predatore. Andiamo, va. E beh, signori, a sto punto facciamoci pure questa e poi vediamo come siamo messi per quanto riguarda la zona. E soprattutto dobbiamo capire, a parte che dobbiamo riandare nella nostra base, tra virgolette, e vedere un pochino. Eccolo. The Emperor of the Deep, the Great White. Capire. Noi andiamo con la trivela qua. Madonna, livello 29. Trivellate da panico nel caso. Madonna, questo ci fa male. Noi dobbiamo andare di. No! Questo ci fa male. Questo ci fa veramente male. E niente. Dove andà? Ma vola! Aspetta, mandiamoci la conifera qua. Se riusciamo. Aspetta, va. Vai, vai, prendilo alle spalle. Andiamo in acqua che vediamo meglio. Se no a filo non si capisce niente. Cerca di evitarlo. Oppela. Qua mi sa che vabbè, giustamente questo è il re dell'oceano. Signori, mica pizza e fighi. Ma questo non ha capito che Pasqualina vuole diventare la regina dell'oceano. La reginetta. La reginetta dell'immortale. Attenzione, trivellata. Trivellata. Trivellation. Aia. Aspetta, mi sta a fa male male. Dobbiamo fare merenda, signori. Damose. Mortacci tua. Che cos'è? The Great White is often referred to as the King of the Ocean, which gives it a skewed understanding of the role of a monarch in modern society. Beh, abbiamo sbloccato. A parte questo squalo martello che ci sta martellando. E va, pobre. Ha capito che. A squalo martello. Dai, eh. Che. Controlla Pit di nuovo. Che fanno? Lo controlli. Poi andiamo a vedere anche le nostre progressioni, signori. Piano piano. Controlliamo tutto. Fammi vedere se qua c'è qualcosa. Apparentemente sembra di no. Vediamo se qua controlliamo. Facciamo gli staccamo qualche altra cosa. In amicizia sempre, eh. Sia chiaro, sempre in amicizia. Pete, what's in the barrels? Fish fool. Pete, whatever this is, can I ask you not to do it? I'm gonna get that shark. One way or another. It's just that this is unnecessarily destructive. I mean, it's just one shark. There's a whole ecosystem. One shark? That killed my boy.
Pete, look, I understand. Wanna keep tugging on this knot, you? Pete lo squamato, tra l'altro. Abbiamo fatto veramente un... una rissa contro Pete che, insomma, gli stiamo a levare tutto, compreso anche il suo lato estetico, che ci è rimasto veramente poco. E allora, ragazzi, qua il prossimo obiettivo è quello di andare nella prossima regione prima... no, io direi che in realtà possiamo quasi farlo già da adesso, perché volevo trasportarmi nella... No, qua non credo. Ah, quella è la zona che avevamo visto inizialmente. Sapete perché? Perché praticamente adesso volevo trasportarmi nella nostra base. Però a questo punto tanto vale che andiamo nella nuova grotta, nella nuova zona, e vediamo quello che abbiamo sbloccato, in modo tale da vedere se c'è qualcosa che possiamo subito attrezzare, e così siamo pronti per il prossimo... la prossima caccia, il prossimo appuntamento. Mago, dai, lascia perdere. Mago, non mi sfida, non ti conviene, non vedi che Pasqualina sta incazzosa. Scarcity and declining living standards. It's nice to know that in the meantime there's still a place to get a good bamboo fusion massage. Non sfida Pasqualina, che questa te fa male. Si può uscire da là, ma non so se c'è magari anche qualche cassa qua, boh. Proviamo a vedere se troviamo qualche... Stalking Shark is a mysterious ballet governed by unknowable agencies. Almeno vediamo un pochino se... Casse comunque non ne abbiamo trovate, però vabbè. Questa è la nuova zona. Dove sono andato a finire? Vai, vai! Ok. Ormai abbiamo questa abilità sportiveggiante nel saltare come se non ci fosse un domani, che ci ferma nessuno. Potrebbe anche quasi camminare il nostro, la nostra Pasqualina, eh. Ok. Even for sharks, it's important to create personal time for sober self-reflection. Ok, queste sono le nostre missions, ma abbiamo, come detto, delle evoluzioni. Nello specifico non mi ricordo che ci aveva sbloccato, non le fauci, il corpo, no. Ah, la coda. La coda aveva sbloccato questa addosso, raggio schizzi, danni della codata, potenza della codata, resistenza ai danni, danni da speronamento, che è quello che utilizziamo come se non ci fosse un domani. Quindi noi mettiamo naturalmente questa, l'andiamo anche a migliorare per quanto possibile. Vai, va. No, il set d'ossa, ragazzi, mi piace veramente tanto. Il set d'ossa spacca. E non aveva sbloccato qualche altra cosa? Ghiandola surrena, velocità massima, velocità schivata, velocità bonus accelerazione, velocità di nuotata. Oddio. Noi adesso quale ci abbiamo attivato qua? Questo qui, digestione minerale, salute dopo essersi nutriti. In realtà pure quello non è male. Salute dopo essersi nutriti, pure questa. Mutaggio e salute dopo essersi nutriti. Insomma, a me interessava questa in realtà. Questo invece, 500 salute massima e resistenza alla spinta dell'equipaggio. Se no qua... no, velocità su te, tempo di sopravvivenza. No, queste ci servono. Non saprei effettivamente se togliere questo. 500 di salute massima. Se vado a mettere questo andiamo più veloci, però... Vabbè, lasciamo stare per il momento, ragazzi, lasciamo stare. Direi che secondo me ci possiamo anche salutare qui con questo episodio. Io spero che vi sia garbato questo ritorno di Man Eater. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, anche altro sito per le live. E proseguiremo in questa nuova zona con la nostra Pasqualina. Non so se è l'ultima zona. No, forse è questa l'ultima zona. Insomma, ci vediamo con il prossimo appuntamento, ragazzi. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.